Buonasera e bentrovati. Siamo ancora insieme a Policy, i luoghi, la gente, gli incontri, l'agorà, la voglia di stare assieme nella società civile, nella comunità locale. E in questo senso continua il cammino di Blu TV, televisione di servizio sul territorio per camminare insieme sul percorso dello sviluppo sostenibile, della buona qualità della vita, della capacità di stare bene con se stessi. Questa è la nostra mission, questo è il ruolo che anche Policy vuole svolgere insieme alle altre rubriche d'approfondimento della televisione che vi ricordiamo sul canale 98 del Digitale Terrestre in tutta la Sicilia per l'intera giornata, da trasmissioni di approfondimento e di informazione per star sempre dentro la notizia. Questa premessa era importante per gli ospiti d'eccezione che abbiamo questa sera. Vi li presento subito a mio fianco intanto. È quasi un padrone di casa, visto che è stato a Focus con noi tante volte e abbiamo mandato in onda i suoi documentari. Enzo Incontro è il direttore Buonasera a tutti. dell'area marina protetta di Siracusa. E poi Nicola Legrottaglie, difensore del Catania con l'abitudine di andare in gol. Al suo fianco Ciro Capuana, che è il vice capitano del Catania. Non parliamo di sport però questa sera, assolutamente no, parliamo di Missione Paradiso. In una società liquida, per dirla alla Bauman, dove tutto è provvisorio, dopo i vuoti vengono coperti dalla provvisorietà delle relazioni umane appena accennate, è fondamentale, è importante cominciare a parlare, a capire in prospettiva cosa vuol dire invece star bene con se stessi, stare bene con la capacità di ciascuno di guardare verso l'infinito, verso Dio, verso quello che è il vuoto da colmare sempre e quotidianamente. Insomma, con noi questa sera avremo con Nicola Legrottaglie e Ciro Capuano la possibilità di capire meglio progetto Paradiso e sport, etica, società civile da far crescere nel segno della solidarietà e della capacità umana di mettere sempre al centro la persona. Io partirei subito dal nostro, tra virgolette, padrone di casa, Enzo Incontro, perché ci parli subito intanto del progetto Paradiso e poi rilanci sugli ospiti presentandoceli ancora. Sì, intanto buonasera a tutti, buonasera anche a te, direttore. No, più che è un progetto, è vero, ed è un progetto che si chiama Missione Paradiso, è molto semplice, anche perché la missione è quella di fare raggiungere il paradiso già da adesso, senza bisogno di trapassare da questo all'altro mondo. Anzi, credo che poi quello sarà un altro discorso, ma il paradiso si può già realizzare dentro noi stessi. E questo è, diciamo, quello che abbiamo voluto fare. Abbiamo cercato, assieme soprattutto a Nicola, che ne è l'ideatore, anche perché, diciamo, è un'idea di Nicola Legrottaglie quando già era a Torino, quando giocava con la Juventus, nel momento del suo incontro reale con il suo paradiso, con il nostro paradiso, che poi praticamente è una relazione con una persona, che è Gesù Cristo. E quindi noi abbiamo, come dire, rilanciato attraverso questo progetto comune che avevamo, cioè quello di poter comunicare agli altri questa semplicità di una buona notizia che il paradiso si può realizzare già dentro noi stessi da subito. Questo, diciamo, è il progetto. E con questo abbiamo iniziato, poi lo svilupperemo meglio anche, soprattutto con Nicola, anche con Ciro, questa missione a Catania che adesso, già dopo un anno di consolidato, ha raggiunto diverse, forse decine di migliaia di persone. Con un grande eco sui media, anche perché Nicola Legrottaglie è un comunicatore innato, al di là delle tecniche, di ciò che si studia, abbiamo visto i suoi video, davvero una capacità di stare tra la gente, di comunicare il suo sentire, le sue emozioni, davvero eccezionale. È anche un notevole, prolifico scrittore, è al suo quarto libro. Vogliamo farlo vedere Sì. intanto, perché credo che sia importante anche il titolo, Il mio amico Gesù. Nicola parte con una promessa fatta da piccolo. Io vorrei proprio partire da lì perché è davvero emozionante questa idea del ragazzo che fa una promessa e poi la mantiene e come. Sì, innanzitutto grazie anche da parte mia per questo invito ed è bello
passare del tempo con voi, con i telespettatori questa sera e soprattutto condividere esperienze di vita che in questo momento servono per la società, servono per i giovani, perché i giovani hanno perso punti di riferimento, hanno perso dei modelli da seguire, e quindi testimoniare, far vedere loro che esistono anche dei modelli buoni, modelli sani da seguire, ecco, è sempre buono. Ecco, quindi io questa sera sono felice di poter condividere quello che non è stato frutto delle mie capacità, ma quello che può fare invece Dio nella vita delle persone. Quindi io come Enzo e come Ciro non veniamo qua a prenderci nessun merito, così come ho fatto con altre presentazioni, altre trasmissioni, ma l'unico motivo che mi spinge a parlare di Gesù alla gente è proprio innalzare la sua persona, innalzare e dire alle persone che lui è qualcosa di speciale. Qualcosa di speciale che ha segnato tutta la tua vita, appunto, sì. Sin da ragazzo, la promessa di essere testimone nel momento in cui avresti raggiunto un obiettivo. Sì, il mio primo libro si intitola Ho fatto una promessa, proprio perché racconta l'inizio di questa, diciamo, storia, questa avventura. Cioè, io vengo da una famiglia cristiana dove mia madre mi parlava spesso di valori cristiani, di Gesù, di cristianesimo, e a un certo punto io, seguendo le orme di mio papà, che era un appassionato di calcio, io ho iniziato, ecco, ad allontanarmi, tra virgolette, a questo modo di pensare di mia madre, e quindi seguivo quello che mio padre, a cui piaceva tanto, ecco, come quasi tutti i figli maschi, giocare a calcio, e io seguivo lui. Il riferimento del papà. E quindi di là poi ho iniziato a fare la carriera da calciatore, dimenticandomi spesso, anche se nel mio cuore c'era un seme, io sapevo quando stavo sbagliando, quando stavo facendo la cosa giusta, lo sapevo dentro di me, perché c'era una coscienza che mi parlava, e nello stesso tempo però avevo voglia di vivere la mondanità, avevo voglia di vivere i piaceri, i desideri della carne, i piaceri e desideri della società, dei giovani, dei miei amici, del mio contesto dove io lavoravo, che è un contesto particolare, perché ti veniva dato tutto era facile, ogni cosa che chiedevi ti arrivava, e ancora oggi questo mondo è così, perché sei in prima linea, sei sempre più in vista, sei conosciuto, hai tante possibilità, e quindi mi sono fatto attrarre anche da queste luci, apparenti luci, ma erano luci artificiali che poi si fulminano. E quindi, come la luce in casa, dopo un po' perde la potenza, si scoppia la lampadina e non c'è più luce. E quindi avevo sbagliato, ecco, a seguire quel tipo di luce. Invece un altro tipo di luce che poi è arrivato nella mia vita, e che è Gesù, quella luce non si spegnerà mai, rimarrà sempre accesa. Quindi la differenza era questa. E quindi nel momento in cui ho cominciato a fare delle esperienze particolare, dove pensavo di raggiungere un appagamento interiore totale nel momento in cui avrei raggiunto un successo, ricchezza e tutto questo, mi sono accorto che questo non era lo scopo vero della vita, questo non riusciva a riempire quel vuoto che era dentro di me. E quindi da quel momento ho detto, ho messo in discussione tutto, mi sono fermato, ho detto, ok, Signore, io ho capito, adesso ho imparato la lezione. Tutto quello che sto facendo so che non mi porterà da nessuna parte, ma so che mi sta solo facendo del male. Quindi se tu esisti, se quello che mia madre mi dice e che mi ha detto fino ad oggi è vero, io voglio conoscerti. Quindi è stata una mia esternazione di quello che avevo dentro, veramente era un conflitto dentro di me. Ma la scintilla che ha fatto accendere poi la luce di Dio, quando è scoccata, ecco, nel passaggio, in questa evoluzione di vita, in questa testimonianza di vita, c'è un momento, un fatto scatenante? Sì, è stato innanzitutto un processo di riflessione continua dentro di me, ma poi, come in tutte le cose, bisogna prendere una scelta. Cioè, nessuno può scegliere per te, devi comunque decidere di dare la svolta alla tua vita, se veramente la vuoi dare, perché sennò rimarrai sempre in quella vita lì, ambigua, angosciata, piena di tristezza e piena di incertezza soprattutto.
E quindi ho da quel giorno, tornando a casa una sera dopo una discoteca che non stavo bene, mi sentivo vuoto, mi sono inginocchiato. Da quel momento, quando ho iniziato a piangere, ho iniziato a chiedere perdono a Dio per essermi allontanato da Lui, ma dal suo amore soprattutto, ecco che è scoppiato dentro di me una pace, sentivo una liberazione, mi sentivo perdonato. Da quel giorno io ho detto, ok, io ho capito che tu ci sei, da quel giorno io voglio conoscerti, prego aiutami. Ho fatto questa affermazione, aiutami. E da lì è successo qualcosa di straordinario, perché poi Dio risponde alle preghiere fatte con un cuore sincero. 5 mesi dopo cambio squadra, passo dalla Juventus al Siena, e mentre c'era il calciomercato a gennaio arriva un ragazzo, che per la prima volta mi era successo in 15 anni di carriera, arriva un ragazzo paraguayano, mi bussa la schiena e mi chiede, ma tu non hai detto un giorno ho letto una tua intervista dove dicevi di essere un cristiano? E mi sono sentito in difficoltà, perché io dicevo di essere cristiano ma fondamentalmente non lo ero, perché nella mia vita pratica facevo tutt'altro che quello che Cristo insegnava, quindi mi sono sentito quasi in colpa di questo. Però la cosa che ha scatenato tutto è stato vedere la luce negli occhi di quella persona, di quel ragazzo, e come lui esternava la sua serenità, la sua pace. Dicevo io, ma scusa, ma io ho tutto, ma cosa posso fare per quello, per avere questo? Ti darei tutti i miei soldi in banca per avere quello che hai tu, la tua ricchezza, perché io so che tu hai una ricchezza forte. E lui mi ha parlato di Gesù in una maniera completamente diversa, non più religione, ma mi ha parlato di Gesù come amico, come una persona che ti sta ogni giorno, in ogni momento, di fianco. E da lì è scatenato, quello è stato il giorno scatenante, da dove io ho detto, ok, va bene, decido da oggi. Prendo la mia Bibbia, che ce l'avevo sempre con me, andavo da lui, andavo a parlare di Gesù, lui mi spiegava alcune cose della Bibbia, io ho iniziato a pregare con lui, e da quel momento c'è stato l'innamoramento. Mi sono innamorato di Gesù. Bellissima questa esperienza, questo racconto di vita, vedete, raccontato poi in maniera magistrale, in maniera molto naturale. Poi il pianto liberatorio, che è proprio in molte conversioni è davvero il passaggio fondamentale. Si piange per liberarsi del passato, per cominciare un futuro nuovo. Ciro Capuano, ecco, la tua esperienza invece, come sei arrivato alla missione Paradiso? La mia esperienza, come ha detto prima sia Enzo che Nicola, ad oggi ci sono tanti valori che la comunità di oggi che sta perdendo. E uno di questi voglio sottolineare soprattutto per le famiglie che stanno avendo problemi soprattutto di matrimonio. E io, per me è stato questo veramente un punto di partenza dove io stavo mettendo in discussione la mia famiglia. E da lì è partito il tutto. Prima che arrivasse Nicola qui a Catania, io mi ero lasciato con la mia compagna, che un anno fa era ancora la mia compagna. Perché? Perché il mondo di oggi va così. Abbiamo tantissime testimonianze, tantissime anche persone dello spettacolo che pubblicano purtroppo cose non belle, no? Separazioni, divorzi, bambini che vengono abbandonati da una parte all'altra, e questo è ad oggigiorno è veramente un problema dove mi stava facendo parte soprattutto della mia vita. Io però grazie a Dio che ha mandato qui un suo figlio, questo suo figlio è Nicola. E io ho avuto veramente quella sensazione, quell'emozione soprattutto quando ho iniziato a conoscerlo, perché ho conosciuto Nicola anche 7 anni fa, quando prima della sua conversione, quindi conoscendolo all'inizio per me è stato difficile vederlo così cambiato e nel nuovo percorso di vita. Nel nuovo percorso di vita, ma soprattutto quello che ha detto lui prima, quella luce negli occhi che lui e che ancora visto, che gli brilla ancora, che gli brilla ancora, e quella è stata veramente per me un motivo di conoscere, è un motivo di salvezza per me. E ad oggi io
sono contento, sono felice, ho un amore per Gesù enorme che sto crescendo, che da un anno e mezzo che ho accettato Gesù nella mia vita, sono a gennaio di quest'anno, ma mi sono sposato con mia moglie, dove veramente eravamo tramite avvocati, quindi mantenimento per i bambini e così. Quindi veramente un messaggio per le famiglie ad oggi, veramente confidate veramente lui che veramente è l'unico salvatore per le vostre famiglie. Enzo, che dire, ecco un'altra bellissima storia di vita, anche questa volta raccontata in maniera diretta, davanti ad una telecamera, come se fosse una persona viva, come se i nostri ascoltatori fossero qui in studio con noi. Mi sembra davvero di sentirli. Ecco, mi piacerebbe ora capire bene come organizzativamente si muove il progetto Missione Paradiso. Tanti incontri, i giovani, ma poi soprattutto il contatto pulsante con le emozioni che scaturisce ad ogni incontro. Sì, ma è molto semplice, come è semplice questa conversazione che stiamo facendo. Cioè, effettivamente, quello che stiamo facendo adesso, lo stiamo facendo con coloro che ci stanno ascoltando. Cioè, Sembra una lezione di comunicazione, invece è tutto No, molto naturale. assolutamente no. Parliamoci chiaro. Forse se c'era una cosa che noi abbiamo ereditato nel nostro, diciamo, bagaglio, spirituale, è quello che di comunicare. Cioè, Gesù comunicava. Era Gesù il più grande per. comunicatore di E sempre. quindi, cioè, la realtà è questa, che attraverso la parola lui riusciva a fare in modo di cambiare le vite delle persone. E quello che noi vogliamo fare è Lo Spirito questo. Santo che scende negli Apostoli è proprio quello di dare la capacità di comunicare, di diffondere la fede. Ma la notizia, sai qual è, direttore? Che lo Spirito Santo scende su ognuno che lo chiede. E Ecco. questo perché? Perché un padre non può fare differenze fra figli. A chi ha un padre gli chiede, l'Evangelo dice, ed era proprio Luca che lo diceva, che chi è quel padre che se un figlio non gli chiede un panino gli dà una pietra, o se gli chiede un uovo gli dà un serpente. E quanto più dice il Padre vostro non vede l'ora di darvi la soluzione, il corredo per poter sopravvivere non solo a questa esistenza, ma avere proprio questo paradiso dentro. Quello che noi facciamo il lunedì dal punto di vista organizzativo, perché soprattutto noi ci vediamo tutti i lunedì alle ciminiere già da più di un anno, il 19 marzo dell'anno scorso abbiamo iniziato, è proprio di comunicare in questo senso, cioè proprio di dare a tutti coloro che vengono, noi abbiamo un teatro di 600 posti ed è sempre pieno, grazie a Dio, perché? Perché si crea un ambiente molto familiare, c'è possibilità, si fa musica, i ragazzi fanno recitazione, abbiamo un gruppo Ecco, non questo è l'altro indifferente di elemento giovani. importante. Di giovani proprio che comunicano una realtà evolutiva come quella che c'è stato, cioè c'è stato un prima e c'è un dopo. E quando c'è un dopo, uno si rende conto che non solo non vuole tornare indietro, ma si rende conto che proprio Gesù, la relazione con lui, ti alleggerisce di pesi, non te ne metti altri. E questa è la differenza con le religioni. La religione a volte ti dà la sensazione come se invece ti sta mettendo dei pesi, come dire, ma io già sto così male, poi tu mi dici, mi fai una lista di cose da fare o da non fare. Si crea una sorta di ostacolo maggiore. Invece la relazione con Gesù è proprio solo ed esclusivamente di un amore unidirezionale che ti cambia veramente E il quindi cuore. l'elevarsi, il crescere, la musica è uno strumento, un veicolo eccezionale per elevarsi nel momento in cui si sta insieme, gli spirituals ce lo insegnano, quindi anche grandi eventi, questo è Sì, l'altro appuntamento noi vostro. sì, un mese fa circa abbiamo ospitato una delle, forse la più grande band cristiana che c'è al mondo, diciamo che prende origine a Sydney e poi ovviamente Infatti. tutto nella Lei è questa parte, fantastica in sì, tutti i mass del media, ovviamente. Hillsong, che è una chiesa che ha una specializzazione, chiamiamolo così, quindi un servizio particolare legato proprio alla musica. C'ha un gruppo fenomenale che addirittura va nelle classifiche di musica ordinaria, proprio perché hanno una qualità eccelsa e inoltre comunicano un messaggio molto forte che arriva direttamente al cuore dei giovani, ma anche dei meno giovani. E noi al Palacannizzaro di Catania abbiamo avuto nelle 2 serate circa 3.000 persone. Fantastico, Nicola, Dio ha solo figli, non ha nipoti, ha il rapporto diretto con Dio. Ecco, questo passaggio credo che sia anche importante da testimoniare, questo sentirsi unici e protagonisti nel rapporto con Dio.
l'incommensurabile con l'eterno. Sì, è vero. Io quando ovviamente non acquisisci verità, non acquisisci conoscenza soprattutto della parola di Dio, vivi in un mondo incerto anche lì, no? Perché tu senti tantissime campane. Cioè, chi cresce in un ambiente religioso, chi cresce con una tradizione, chi cresce con un'altra tradizione, e spesso si vive sotto, diciamo, quello che ti è stato insegnato. Ma fino a quando tu non vai a scoprirlo da solo, perché tu hai intelligenza, hai una capacità, tu, perché Dio ti ha fatto perfetto, quindi tu hai un'intelligenza per andare a scoprire se quello che ti viene detto è vero o no, se c'è scritto nella Bibbia o no. Quindi questo argomento dei figli mi ha particolarmente colpito, ecco perché l'ho scritto, perché tutti spesso quando si parla di Dio, io che sto con tanta gente, si usa dire tanto siamo tutti figli di Dio, e per un verso qualcuno ci crede pure, perché lo dicono tutti, ma poi mi sono reso conto che non siamo tutti figli di Dio, che invece gli uomini, tutti gli esseri umani sono creature di Dio, perché sono creati da Dio, dal Creatore, ma figli si diventa quando tu riconosci Dio come tuo padre. Ecco perché mi chiedeva, scusa, allora perché la gente bestemmia, perché la gente non segue Dio se è un figlio? Io non rinnego mio padre, quindi se io invece so che Dio è mio padre, allora sono figlio. E questo l'ho letto nella Bibbia, nel Vangelo di Giovanni, dove è chiaramente scritto e dice esattamente questo, che Dio, Gesù arrivò, ma non tutti lo hanno ricevuto in casa sua, ma a coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli. Quindi si acquista il diritto ricevendo Gesù, quindi io diventando amici di Gesù. Esatto. Voglio ricordare anche il titolo del libro, Il mio amico Gesù, perché il Vangelo ha cambiato la mia vita. Ecco l'altra testimonianza importante. Quindi il messaggio che vorrei dare alle persone è proprio questo: andate a cercare, non vivete secondo quello che vi è stato insegnato o vi è stato trasmesso, anche fatto in buona fede da una tradizione, da una famiglia, ma andate a cercare, perché Gesù è una relazione personale. Lui vuole avere una relazione personale con tutti, quindi anche chi sta cercando, sta facendo, sta aspettando, non aspettare. Il consiglio che io ti do, vai, perché nella Bibbia è vero quando c'è scritto chi cerca trova, e se tu cerchi, anche se non sei tu che stai cercando, ma è Dio che sta cercando te stasera e ha organizzato tutto questo proprio per dirti che Lui ti ama e che vuole essere il tuo salvatore, vuole essere il tuo pastore, colui che ti coccolerà, colui che si prenderà cura di te in ogni aspetto della tua vita. E siccome tu lo stai cercando da altre parti, lo stai cercando nelle persone, lo stai cercando dal lavoro, lo stai cercando dei soldi, non sarà quello a colmare quel vuoto e quella tristezza che tu hai, ma l'unico che può veramente colmare quel vuoto che hai è Gesù, è il suo amore, e il suo amore, la sua capacità ti permetterà di vivere anche nelle tue relazioni, anche nel tuo mondo, in maniera molto più serena, molto più in pace con te. Ecco, abbiamo qualche minuto prima della pausa che chiude, che separa la prima dalla seconda parte di Polizio. Resterei sulle grottaglie per un passaggio, un aspetto che poi rivediamo anche con Ciro Capuano: l'essere testimonial di sport, quindi incontrare il giovane ed essere un riferimento, una responsabilità enorme, ma anche una grande potenzialità per la missione di fede che state portando avanti. Assolutamente, quella promessa che io feci a Dio a 13 anni quando dissi: Signore, se tu mi darai, ovviamente è stata una promessa fatta da un ragazzino, cioè ingenuo, che va, tira lì le sue idee, no? Ingenuamente, dissi: Signore, se un giorno riuscirò e tu mi aiuterai a raggiungere questo sogno di giocare in Serie A, ti prometto che io sarò un tuo testimone in tutto il mondo. Questa è stata la mia promessa, e quella preghiera che ho fatto, quella tu per tu con Dio, io poi non l'ho più ricordata. Dopo che ho raggiunto quell'obiettivo, mi sono guardato indietro e ho detto: cavolo, io ho fatto una promessa a Dio. Lui l'ha mantenuto, perché Dio mantiene sempre le sue promesse, e spesso gli uomini fanno finta di niente, scappano. Ma poi quando l'ho incontrato ho detto: ecco, adesso
ci sono, adesso vorrei anche io mettermi a tua disposizione e riuscire diciamo a completare questa promessa. E si è accesa, ecco, se mi passi il libro, si è accesa quella luce negli occhi che è qui in primo piano con questa bella immagine. Chiudiamo la prima parte di Porsi. Guardate, guardate che occhi e guardate che luce. È davvero un momento importante la scrittura dei libri, perché attraverso il libro si comunica se stessi, si comunica la propria voglia di essere e di dare. E Nicola Legrottaglia davvero con il suo quarto libro ci è riuscito eccezionalmente. Ci fermiamo un momento, pochissima pausa, una pausa molto ma molto breve come al solito. Poi la seconda parte di Polis ancora con Enzo Incontro in studio, Nicola Legrottaglia e Ciro Capuano. A prestissimo. Okay.